Ari, benvenuti con l'ultimo, forse penultimo, dipende anche cosa vogliamo giocare poi, episodio con la retrospettiva di Castlevania Classica. Oggi c'è un capitolo che mi sta particolarmente a cuore, praticamente questa frase la riciclerò sempre. Ok, il streaming è tutto a posto, sto guardando con la chat e tutto. È tutto pronto, ok, la chat ce l'ho. Oggi c'è un capitolo appunto che mi piace particolarmente perché è su Mega Drive, è l'unico capitolo di Castlevania uscito per Mega Drive nel 94. Da noi si chiama The New Generation, infatti non l'avevo mai sentita sta cosa perché io ci ho sempre giocato come Castlevania Bloodlines, ma in verità questo nome è quello utilizzato in Nord America, come si dice, no? È la versione USA, diciamo. È uscito, abbiamo detto, nel 94 e poi si collegherà con il Castlevania per DS, Portrait of Ruins, perché Jonathan Morris, il protagonista di questo per DS, è un discendente di uno dei due protagonisti che vedremo qua. Sì, perché qua ci sono due personaggi utilizzabili. Tra l'altro in giapponese questo gioco si chiama Vampire Killer, così secco. Abbiamo già detto che del 94, cos'altro dire, questo sfrutterà al massimo la potenza del Mega Drive. Dopo se avete visto Super Castlevania 4, dove siamo su Super NES, mod 7, colori maggiori e tutto quanto, qua avremo una palette più limitata, suoni un po' più otturati, non so come dirlo, però comunque sempre validissimi, e ci saranno delle chicche veramente allucinanti, e vedremo. La trama è questa, è nel 1917, quindi molto dopo gli avvenimenti dei classici Castlevania, dove comunque siamo in un'ambientazione, cos'è, medievale, 600, non lo so, 800. Qua siamo nel secolo appena finito, nel secolo scorso, 1917, quindi quasi epoca guerra mondiale, perché qua leggo, perché adesso leggo qua in italiano, che è la stessa cosa che voi vedete scorrere lì. Nel 97, nel 1897, che c'ho da specificare, l'umanità e Dracula, no, qua dice la lunga battaglia tra l'umanità e Dracula giunse al termine perché Quincy Morris, attenzione, non un Belmont, Quincy Morris, un discendente della famiglia Belmont, sconfisse Dracula. Poi dopo nell'Europa regnò la pace finché Elizabeth Bartley, che io pensavo fosse Elizabeth Bathory, ma non so se è una storpiatura, perché anche lì c'è scritto Elizabeth Bartley, non lo so, vabbè, che è in verità la nipote di Dracula, dice che è lei che ha provocato con un rito profano la prima guerra mondiale, così è scritto. Perché così lei assorbiva tutte le anime dei morti in battaglia per poter resuscitare appunto suo zio Dracula. Quindi, senza indugio, andiamo. Però John Morris, figlio di Quincy, quello che dicevamo prima, e Eric Lecard, che è il mio personaggio preferito, adesso vedremo, seguirono la contessa e i suoi alleati per tutto il territorio europeo. Ecco, poi c'è scritto qua. Gli antenati della famiglia Benno sono condannati, non l'ho fatto in tempo a leggere, spero voi sì. Nel 1917 una contessa vuole rivivere... sì, comunque avete letto, perché intanto sto anche gestendo qua la cosa. E quindi noi viaggeremo non solo in Romania, ma per tutta l'Europa a caccia. Guarda che belli sprite. A caccia della contessa. Poi Eric Lecard in alcune versioni è anche disegnato più effeminato, però è un maschio, eh. Lui usa, adesso vedremo, John Morris utilizza la Vampire Killer, la famosa frusta, ho visto c'è un messaggio in chat, la famosa frusta dei Belmont, mentre, ecco, non faccio vedere niente, perché non mi arriva il messaggio qua, dannazione. Aspetta, vado in un altro menu. Qua me la farà leggere.
Ha un sistema password. Noi intanto sai cosa facciamo? Intanto che io carico. Mi puoi riscrivere il messaggio per piacere? Aspetta, no, non adesso, non adesso. Volevo mettere 5 vite in caso succeda qualcosa. Però i tasti così. Ecco, adesso c'ho la chat. Perché con l'app non so, non mi fa vedere bene. Invece se vado sul mio browser, ecco, da ora in poi dovrei vedere tutto. Mettiamo 5 vite, 3 tasti. Perché attack, jump, anche qui gli item. Gli item sono usati con un terzo tasto, perché anche qui possiamo colpire in 8 direzioni, ma non tutti e due i personaggi. Adesso spiego bene. Ok. 1 P-Start. Abbiamo John Morris che utilizza la Vampire Killer, ma non ci interessa perché mi piace Eric Lecard che usa, qua è tradotto male, Alucard Spear. Invece non è vero, usa l'Alucard Spear perché il buon Alucard che già conosciamo, sia per Symphony of the Night, se avete visto tutta la run, nonché su Dracula's Curse o se avete visto Netflix, non mi interessa. Lui ha una lancia, ma nella versione che abbiamo giocato noi non c'è la lancia. La lancia è solo nella versione Saturn, che è uscita dopo, ma aveva una prestazione peggiore. Let's go con Eric Lecard. Quindi lui usa la lancia di Alucard, che ormai sarà morto oppure si sarà auto assonnato. Però si inizia comunque in Romania, per far poi partire in un World, sì, no, World Tour, in un'Europa Tour incredibile. Ciao Val, ah, era un'immaginina, ok. Qua iniziamo, ovviamente varia, si apre, mi fa morire che si apre perché dopo vedremo anche potenziata come funziona questa lancia. Questo teschietto si può sconfiggere. Vedi, lui può colpire in 8 direzioni, però non mentre salta. Invece John Morris può addirittura arrampicarsi. Può anche colpire basso, così bello, bello. E John Morris può colpire in diagonale mentre salta, ma non in alto, credo. Non so, hanno fatto. E poi io che potere ho? Io ho il potere. Eric Lecard cosa fa? Se tu tieni premuto giù. Fa questo rumorino e poi tu salti e poi adesso becco il danno perché sono uno stolto per far vedere sta cosa. Vabbè, comunque non c'è bisogno. Vinciamo lo stesso, si spera. Qua abbiamo, vedi, il boomerang che è fatto così in questo capitolo. L'intro è molto simile a quello che abbiamo già visto. Ecco. Qua c'è l'ascia, vabbè, prendiamo, lascia là, eccetera, eccetera. Qua non c'è il solito pollo, ma io faccio. Il trick molto utilizzato dagli speedrunner per fare chissà cosa. Qua c'è l'occhietto, vero? Il peeping eye. Oh. Poi deve essere preciso. Ah, c'è un tomo. Il tomo cosa serve? Era per potenziare al massimo. Vabbè, questo è il classico intro dove qua ci sono i Mermen, proprio il castello di Dracula nella sua formazione più classica. Ah, già c'è lo spiritello. Ah, che miseria, mi si è impallato sulle scale, vabbè, come al solito. Come al solito le scale sono la rovina di tutti i giocatori di Castlevania. E saliamo, saliamo, saliamo. Let's go. Poi vedete, mi piace un po' la palette perché Eric Lecard sugli artwork è biondo, invece qua per fare un po' una tinta coerente ha i capelli verdi, un po' come Andromeda. Qua sarà forte la boccetta? Boh, vedremo. Aspetta, fammi salvare che qua mi sa che c'è il primo boss che a spiegare non è poi. No, io lo salto quello, voglio provare la boccetta. C'è lui, mi ricordavo infatti. Però mi sa che. Vediamo se è efficace anche in questo capitolo. Beh, conviene che io lo colpisca mentre intanto lancio la boccetta. Ma non ha fatto niente se non rompere le vetrate. Aia. Aiaiaiaia. Queste animazioni qui mi ricordano un po' molto Splatterhouse, non so.
Però non è finita qua, perché questo non era il boss di fine livello. Come ben ricordavo, noi siamo messi un po' maluccio. Io prenderei quasi l'ascia. I classici Bone Skeleton. Comunque la. Dai, dammi un polletto, te prego. Yeah. Qua sembra che si rompa anche di qua, ma allora io di segreti non ne ho. Non sono andato a vedere niente. Io mi ricordo le mosse che può fare lui e il buon Eric. E alcune cose. L'ho finito quanti anni fa? Non mi ricordo. Un macello di anni fa. Oh, abbiamo il potenziamento. Questo è essenziale. Ecco, stavo per dire che se veniamo colpiti svanisce. Io come al solito. Faccio bella figura. Ecco, qua ci dovrebbe essere un altro secret. Non so. Questi addirittura tripli l'hanno fatti. Non bastavano doppi. Poi dopo vedremo una soundtrack che viene introdotta qui. Perché ogni capitolo introduce una soundtrack quasi. È vero, chi l'ha fatta le soundtrack di questo? Sempre Michiru Yamane, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Ma io posso, essendo Eric Card, posso fare così? Ma certo che sì, ecco. Cosa fa? Si stacca la testa, ma c'è. Ah, beh, perché aveva finito di usare la. Come si chiama? La spada. Ci arriva? Sì, un po' sì, però se salto ci arriva meglio. Qui sono i classici risvoltini, le piattaforme che roteano mentre. Oppla! Eh no, oppla, sì, invece ce l'ho fatta. Ma io posso punzecchiarli da qua sotto che mi hanno un po' stufato. Ok, qua c'è da fare un po' un movimento particolare. Bello lo sfondo. Ah, quello si autodistrugge, me lo ricordavo infatti. Questo bisogna stare bassi perché. Ok. Ah, si va là. Ah, beh, potevo andare su, cavolo. Mi sa che c'era il pollo. Però non si può tornare indietro, giustamente. Qua bello scenario perché mi ricordo che ci sono le coste che esatto che si distruggono. Ma questo è il boss, ma questo è un nemico standard. Aia, salviamo. È un nemico standard di Castlevania, ma perché? No, non era lui, infatti, Era. Ah, mi sa, ho capito che è figo, è proprio figo. Mi sa che è meglio questo, meglio il boomerang. Che corrisponde al vecchio boomerang a croce. Ho salvato, sì. Lui è particolare, sempre sti suoni alla Mega Drive. Questi sono proprio suoni anche ci sono su Contra 4, per dire. O Probotector, se vi piace. No, per favore, non mi colpire. Io starò qui, no, non venire qua per favore. Perfetto. Yeah. Questa è la password, se la volete rubare. No, scherzo. Allora, start next stage. Dove si va? In Grecia, mi ricordavo. Che il livello dell'acqua, classico livello dell'acqua. Poi andremo anche a Pisa, attenzione, no, piccolo spoiler. Andiamo in Toscana.
Qua grande storia. Qua leggevo, no, una recensione di una retro gamer, no? Che diceva: alcuni sfondi sono super belli, altri sono mega piatti. Però vabbè, tanto siamo su Mega Drive. Vabbè, Mega Drive mica è. Mica pizza e fichi, lo so. Oh, forte lui, devo stare attento. Però abbiamo le gemme. Avete notato, no? Che ci sono le gemme anziché i cuori. Comunque, abbiamo, come dico sempre, abbiamo 46 gemme. Per il boss ce ne basteranno una decina. Quindi usiamole anche per i nemici standard. No, la boccia mi ha deluso. Non mi piace più in questo gioco. Il boomerang è il più forte. Qua il boomerang è veramente forte. Oh, bella Tommy, t'ho visto adesso. Qua si gioca a Castlevania, uscito per Mega Drive. Infatti qua non abbiamo la frusta. Questi sono invincibili. No, però si può. Questo devo fare veloce, sto livello. Ah, è vero che finché ho questo posso fare attacco speciale. Perché oltre a potenziare l'attacco. Ok. Aspetto un attimo che lo scenario si crea perché. Comunque Tommy ci becchiamo stasera, no? Salgo piano piano. Quanto consuma? Ah, un botto, meglio non usarlo più caro, ce ne avevo 46, infatti pareva strano che usasse solo una gemma. Ah no, cavolo, adesso ho raccolto. Vabbè, non importa. Ah no, perché sono stato colpito, non perché. Yes. Qua dove devo andare? Qui. Devo fare. Faccio un salvino. Bello, un quick savino. Ecco, sapevo. Ah, da lì potevo fare il super salto. Perché se uno se ne ricorda a memoria. Adesso c'è il mago dell'acqua, come si chiama, no? Che è sto tizio, praticamente. Non fa niente. Però lo devo uccidere prima che mi affoghi. Basta fare così, insomma, non è che. No, volevo dire se lo colpiva due volte, invece no. No, per poco non lo colpisce due volte. Oh, mamma mia, ho rischiato per nulla. Stavolta i corvi non ci fregano più perché possiamo colpire in tutte le direzioni, ma ci fregheranno lo stesso. Ecco, infatti, appunto. No, meglio il boomerang. Oh, vabbè. Adesso c'è il vero boss, infatti qua non si scherza. Questo c'era un modo, no? Da mage gli devo stare sotto, mi sa. Eccolo, eccolo fregato. Devo stargli vicino e in teoria la Morning Star non ti colpisce. Però ne arrivano due, vero? Ce n'erano due, maledetti. Questo cosa fa? Famo un salvo. Belli sti boss. Questo Castlevania, infatti, è un po'. No, non usa lo stesso trick del fratello. No, perché. Mi sa che qua è meglio spammare da lontano e. Chi si è visto, si è visto. Mamma mia. Via. Bom, bom, bom. Anche lui no da mage. Però non era neanche questo il boss.
Ah, è vero, adesso andiamo in discesa. Questo è ostico. Recuperiamo un po' di... Posso scendere? Sì. Ovviamente le Medusa Head, le nostre preferite. Un classico di questo format. Ecco, te pareva? E te pareva? Ho salvato adesso, sì. Io voglio dire, mi affogo così, no? E allora? Ricordo che questi episodi possono essere visti in differita su YouTube il giorno dopo, o comunque quando ha finito di renderizzare il video. Di solito li carico quasi subito. Mamma mia. Comunque lui, Eric Lecard, c'ha più a lungo di John Morris, infatti mi piace un sacco. Però non so se infligge un peletto meno, non lo so, non mi ricordo bene. Questo lo voglio. E lui chi è? No, non mi fa perdere il potenziamento. Ma sembra che l'animazione fosse diversa, che sembra che l'ha bruciato. Non... Adesso ci voglio far caso di più. Ah, perché si para il Bifidus. Allora, sto pezzo fantastico. Vedete che non è mod 7 questo, eh. È solo un... diciamo un adattamento dello sprite al momento, l'hai ridisegnato. No, guarda come si estende questo bastardo. Ok, sempre al limite della vita, eh. Se lo colpisco basso, ah no, fa sempre la stessa animazione. Ok, let's go. Lui salta qui. No, lo sapevo di aver fatto la cazzatona. Vabbè, ci arriviamo in 2 seconds. 1, 2, 3. Miserabile. E difatti sto sfondo è molto piatto, non c'è neanche la solita scacchiera pixel per fare l'effetto di sfumature. Almeno i cieli SNES hanno almeno boh, 3-4 sfumature, non so, anche di più forse. Però comunque mega valido, per carità. Ah, è morto così, l'infame. Oh! Lì devi far fuga, sennò... Oh, ma come mi ha colpito? Sparando. Cioè sono one shot, vediamo come si concluderà questa epopea. Io salvo qui perché qua mi trovo l'ascia sicuramente, mi ricordo. E qua è comodo, o li faccio caricare, ecco appunto, no. Li faccio caricare tutti da una parte. Oppure semplicemente me ne vado. Ma questo è il boss. E chi è lo squalo? Oh, via, 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 occhio.
Lui non era fortissimo, forse, ma non mi ricordo. Perché è una torre, è un uomo torre. E orca miseria. Perché ancora non gli infliggiamo danno, perché il punto debole è suo occhio rosso. Va via con quel pugno. Infatti salviamo un attimo che gli abbiamo tolto quasi tutta la torre. E dopo abbiamo... Non mi dovrebbe colpire, perché un po' di gioco me lo deve lasciar fare, se no... Come al solito ce lo teniamo a distanza. Adesso addirittura anche solo l'occhio. Ok, mamma mia, a rischio proprio. Barricato qui, in questo qua sei invincibile, non è caduto neanche una roccia. E ovviamente lui non può fare un attacco che arriva fino lì, se no non ho proprio scampo. E prendiamo la solita sfera che di solito ricarica la vita per lo stage. Ah, infatti lo fa anche qua, ok. Dove si va adesso? Se volete vedere la password, eccola qua, per il terzo stage. Ah, Pisa proprio, The Leaning Tower of Pisa per la precisione. Poi ci sono stato per la prima volta qualche mese fa, a dicembre, per il Capodanno. Oh, infatti è uguale, oh, io ricordo ero lì, lì si faceva il biglietto, che non ci sono andato, non mi interessa, però... In questo posto qua ci sono stato, che c'è sto prato qua dove la gente fa le pose stupide. Oh, le asce per le arpie, no, not bad. Oh, ah, cosa fa? Ah, posso fare degli attacchi speciali? Questo non lo sapevo, ah, è vero, gli item crash. Il Minotauro ereditato da... Questo cosa fa, lo è? Ah, bello! Però spreca un sacco di cose, di gemme in più. Ottimo, direi. Ma via! Sembra uno con lo scopettone che ti manda via. Gli uccellari. Basta, vado via. Salvo un pochettino. Ecco, qua siamo già dentro la torre. Questo vedremo. No, ancora non ci siamo. È che la torre. Aia. Mamma mia. E adesso? Sì, perché devo star a perdere tempo? Qua siamo nella torre di Pisa, boh, è un po' in pendenza. Mamma mia che fastidio ste arpie. No, no boccetta. Ma sì, io faccio così. Ma infatti io sono Eric Le Card, posso futticchiare tutto il livello così. Mamma mia, andate via, moleste. No, non era ancora nella torre. Solito mid boss. Vedete, con questo salto suo tu puoi skippare veramente. Aia. Aspetta, fammi caricare che 2 di energia sono strautili.
Perfetto. Andiamo avanti. Eccola qui. Aspetta, molto subito, perché un attimo, fammi salire su questa dannata torre. Devo rifare il boss, vabbè. No problema. Aia, sì, invece sì. Devo andare alla... Ah. Perfetto. Adesso salvo subito, perché arrivava la Medusa Head e mi dava un fastidio. Questa tecnica non è il mod 7, anche se fosse, ma sono semplicemente gli sprite che cambiano e basta. E qua? Devo andare così? Sì. No, maledetto. Questi pezzi mi fanno prendere sempre il panico. Ah, grazie. No, ho preso l'ascia. Però non potrebbe essere utile. Potrebbe non essere male. The Leaning Tower of Pisa. Come dico. Siete contenti che c'è uno stage italiano? Saranno contenti i toscani. Si va a Pisa qua. E... No, lo specchio danneggiava tutti i nemici. Ma dai, come mi ha colpito? Cioè, devo rifarla tutta per quella cazzatella. No, perché non voglio fare troppi quick save, così voglio farvi godere tutto questo pezzo, però dopo lo faccio, perché se arriva una Medusa Head, pure in Toscana ci sono le Medusa Head, tu pensi. Ecco, ho sbagliato, fischia, perché ho paura di prendere quelle armi secondarie che non mi servono. Andiamo con calma. Facciamo un checkpoint per sicurezza. Tanto l'avete già vista tutta. Poi il boss cos'è? Il superatore di Pisa? Mi sa di sì, non me lo ricordo sinceramente. Mamma mia. E quindi qua dove devo andare? Finito. Devo uscire da qua. Ma non è proprio così la torre di Pisa. Classiche Mummies Alive. Queste sono le classiche mummie dei toscani. Ma dimmi che qua c'è un polletto, ce l'ho... No, aspetta, se faccio il salto... Ecco, venivo colpito. Adesso che ho il tridente del fuego. Poi ho paura delle scale di Castelvania, infatti. Va là che non mi ha dato game over almeno.
dai, no, no. Dove mi carica? Da qui, vabbè. Ah sì, stesso errore, chiaramente. No, non volevo. Pensavo di avere... Vabbè, tanto è destino che lo perda questo power-up. Fa vedere se c'è un qualcosa qui. No. Oh, tutto di fretta sto livello. Fa un attimo, per favore. Ciottomatte. E tu chi cavolo sei? Va via. Ah beh, ma si frantuma. Ah, che bello. Siamo in un platforming a Pisa, fuori dalla torre. Ma questa è troppo dritta. Fammi salvare, che io già qua la vedo mala. Noi abbiamo visto che Eric Le Card è spagnolo prima, non mi ricordavo. I Garagoi, questi so, come diceva mio nonno. No, io sono tizi scheletrici random, non so. Andate via, via. No, la boccetta. Cioè, più che altro io l'adoro la boccetta, ma... Mamma mia. Qui non è proprio... il massimo. Invece, sì. Vabbè, perché fa la palombella come l'ascia, più o meno. Io me ne vado. Ascia? Ma sì. Vedi, questo sfondo è viola puro, poi dopo ci sono, sì, le nuvolette con un po' di sfumatura, ma oh, qua che vi voglio. Ho fatto bene a prendere l'ascia. Sopra la torre di Pisa. Guarda come rotea, e non è mod 7. Poi correggetemi se sbaglio, comunque il mod 7 ce l'era solo lo SNES. Ah, questo è tosto, eh. Io posso sconfiggerlo con il salto? Sì, perché sono invulnerabile durante quella... Aia, aia. Ah, ho capito, ma colpito di... sul tallone, come al solito. Ma dai, l'ho saltato. Ma dai, lo... No, non l'ho saltato, sono io che sono stolto. Questo c'ha il suo che, però è facile, cioè. Devo capire un attimo. Ah, non mi va a infliggere danno. Adesso va di qua. Mentre rimbalza, facciamo questo trick. Che ho scoperto al momento, e non faccio il finto però in verità. Incredibile, ho scoperto un trick. Perché giustamente sono invulnerabile quando faccio quella mossa. E quindi durante il rimbalzo, questo sennò come si faceva se non c'è questa invulnerabilità? E basta, andiamo via dalla Toscana.
questi mostri con l'H aspirata. Basta. No, con l'H, con la C aspirata. Ok. Dove si va? Dove si va? La fabbrica di munizioni. Perché comunque qua siamo già all'epoca delle munizioni, vi dicevo, siamo nel 1917. Ecco, questa soundtrack qui è quella introdotta qua, Iron Blooded Intention, ed è bellissima, che è poi anche il tema di Eric Le Card sul picchiaduro per la Wii, giustamente. No, non mi ricordavo i Blood Skeleton nazi. E questa Iron Blooded Intention, parisse di sì. Giustamente non abbiamo più gli ingranaggi, ma abbiamo i rullini. No, stavo facendo finire la strofa della soundtrack perché è bellissima. Non devo andare qua su. Ah no, bisogna scendere qua. Ah, quindi quello è un secret, giustamente, perché è nascosto, non è nel... Abbiamo il solito tizio. E qua è Mega Man. Ottimo, tanto lo perderemo in 2 secondi. Questo non so quanto dura, comunque i livelli forse sono 8, non so. Questo è il quarto perché abbiamo fatto Romania, Grecia, Pisa e Germania. Adesso siamo in Germania. Questi fanno male, no? Solo fanno male se ti ciaccano. Come accadrà qua. Mamma mia. No, no, aspetta. Qua meglio un attimo salvare. Ah, ok, salvato. No, non devo usare il super salto perché sennò è scomodo. Va bene. Easy peasy, lemon squeezy. Ecco, questo è il worst scenario ever, cioè quando ingranaggi più Medusa Head. Che è una formazione che... Ah, non devo saltare lì? Aspetta, forse un attimo mi sono confuso. E dove devo saltare? Sì, tanto devo andare sull'ingranaggio, no? Ok. Prima non gli piaceva, non so. Questi sono i Blood Skeleton nuovi, no? Ti pareva. Là che non mi hanno buttato. Ottimo. Qua che mossa c'è? Dai. Le scale del Menga.
Salvo un attimo, intanto che c'è un mio amico che è andato online, che era tra l'altro quello che ci ha salutati prima. Allora, ah, con gli omberi. Ma cosa vuoi? Va via. Allora, vabbè, qua è il classico, quello gioco dei pesi. Visto e stravisto. Ah, si riassesta in auto. No, un po' più in su. Ok. Node. Come faccio? Ah, posso tornare qui? Eh no. Ma come faccio? No, vabbè. Non so, si è bloccato per sempre. Va via, per favore. Non ti voglio vedere. Aspetta, qua c'è un secret. Ah no, semplicemente per aprire la porta. Ah, infatti mancava uno dei classiconi di Castlevania. Boss, alla fine sono sempre quelli, gira e gira. La creatura di Frankenstein, che di solito è accompagnata dal Flea Man, no? L'uomo pulce. Qua fa Power Wave di Terry Bogard. Ma cavolo, ma è tutta full screen. Oh, è... interesting. Aia. Se fa l'allunghino sono spacciato, ho capito. Se fa l'allunghino devo andare dietro. Vabbè, io non ho capito. Vabbè, su. Fa quello, non ci interessa, noi facciamo questo. Aia, ho sbagliato. Voglio andare un po' a fare l'ignorante. No, vabbè, pessima idea. Però vedi, questo metodo era anche più efficace, bastava stare attenti. Ah, non è finita qui, ma poca vita, per favore, siate gentili. Cavolo, un pallino di vita, cioè. Ah. Questo cos'è? Cosa fa male, però? Cioè, non ho capito cosa fa male e cosa no. Tipo... Ah. Ma allora, non so, qua però non fa male. No, allora non ho capito. Prima come ho fatto, scusa? Ah, beh, sì, gente, devo passare quando c'è il cerchio, cioè quando è concavo, giustamente. E questi chi sono? Ma anche le esplosioni sono quelle di Contra, comunque. Ma infatti è sempre Konami, eh. Di Contra 4, bellissimo Contra 4. Sì, intanto ho fatto un... Anche come vibra lo schermo. Qua devo fare invertito. Vabbè, facile.
sì, faccio per modo di dire, cioè basta che. No, cosa ho fatto? Come mi sono mosso, sono morto. Fai di che? Dai, al prossimo è l'ultimo. No! Damn, damn, damn. Io sto usando l'analogico perché ho il D-pad un po' messo male. Non so, infatti giocavo qualche picchiaduro ultimamente. Ok. Però con uno di vita dove vado? Ci sarà il boss qui. Che è Mecha Hitler, non si sa. No, salto della fede. Leap of faith. No, pensavo che fosse giusto così, invece non lo era. Tum tum tum. Quello che castello era? Mi sa che. Ah, va pure basso lui, quindi meglio spammargli anche un. Sì, lo sconfiggo da qua. Ok, spappoleto. Salviamo qua che è lunga la faccenda. Comunque stavo vedendo i video di Castlevania, il mio video di Castlevania 4, no? Di Super Castlevania. Cavolo, come ha fatto a durare 3 ore? Nel senso, siamo stati. Ecco, anche abbastanza spediti, voglio dire. Non è che ci siamo cioè, siamo bloccati ogni tanto su qualche boss, ma non in modo esagerato, voglio dire. No, volevo farlo subito, invece non ci se la fa. Poi tipo un zecchio da qua, come frega. Forse sai che non era questa Iron Blooded Intention, è quella dopo, non so. Perché sono sicuro che c'è un certo punto, me lo ricordo quel punto lì. Ecco, no. Questo però, forse questa non è, però è un'altra di quelle che mi piacevano. Oh, non ce la fa. No, non è. E si butta così. Ah, quanto è antipatico quello. No, vabbè, non ci spreco tutte queste mosse speciali. Io dovrei riuscire a saltare e spammargli tutto prima che mi attacchi, ma non ce la fa perché c'ha un botto di vita, quindi devo colpirlo da lontano. No, non c'è un modo per colpirlo, che roba. Devo per forza andare avanti e indietro, te pensa. Però sta stando molto attenti. Wow.
C'è pavimento, sì. Cosa essere tutto ciò? Ma questi sono mostri? Ah, l'uomo ingranaggio. Sai che non so come si chiama sta tecnologia per fare ste cose? Perché poi c'erano i giochi del Mega Drive che simulavano una specie di 3D così. Questo pare un boss che c'è su Gunstar Heroes, uno sparatutto della Treasure, bellissimo. Che a me piace assai. Ah, questo sarà tosta con un HP solo, eh. Ma perché non sta subendo da anni? Non capisco. Ho impallato un po' il gioco perché prima che si creasse, cioè... Ma perché? Ma dai, me l'ho scansato, però devo stare molto attento. Salvo dopo, così almeno tagliamo un po' di animazione. Lui ne lancia tre, però allora se non posso andare indietro, devo cercare di farmi lanciare tutte in un certo modo. Perché non gli infligge danno proprio? Vedi? Ah, però potevo anche saltare, vedi? Che io non sono limitato a ciò. Ah, perché devo colpire il core. Però questi li posso... Poi un po' vedere. Ah, ho capito tutto. Ho capito. Il core, devo sconfiggere il core. Già ho sbagliato. Ah, però devo scendere subito. No, posso farlo lì. Tutto chiaro. Ok, mi ricordavo, solo due dalo, due tocchi, poi basta. 1, 2, basta. Poi posso lanciare una boccetta per Vanvera. Ciuf ciuf ciuf, fammi salvare che il ciuf ciuf qui non me la racconta giusto. Vabbè, easy alla fine, basta dopo torna neutro, adesso... Ok... Ah, Bifidus! No... Come fa? Perché... Ero fuggito prima... Beh, però dai, ho capito, abbastanza semplice, però salviamo per sicurezza perché siamo veramente messi molto male. Però pare che non gli fai danno a volte, boh. Guarda che roba, si deforma tutto. Non si capisce niente. Ecco, a te tipo m'ha confuso un attimino. È morto. Bello. Boss ingranaggioso.
Guarda, è bello il mantello che si muove, la gonnella e i capelli lunghi di Eric. Ah, c'eravamo il potenziamento poi. O ce l'ha. Adesso ho fatto caso, c'eravamo le fiamme verdi. Dove si va adesso? Ah, Versailles. Babus sul deck. Ah, su Steam Deck. Intendi? Sì, è comunque anche il mio preferito perché ha il suo che, come dicevo prima, certo non avrà la tecnologia di Super Castlevania 4, quindi mod 7 e tutte queste storie qua, però comunque spingeva quasi al massimo il Mega Drive. Lì sarebbe bello averlo fisico, cioè tanto il Mega Drive io ce l'ho, però mi sa che questo è uno di quelli che costicchia parecchio. Poi c'ho paura, come scendo? Ah, ecco, sapevo. E soprattutto l'ambientazione varia rispetto al solito castello, esatto, perché qua viaggiamo in tutta l'Europa, almeno. Vabbè, basta fare così. Sfruttare il salto. Perché poi non posso colpire. Ah, però posso distruggerla questa polverina. Aspetta, fammi fare un quick save. Io questo l'ho giocato un sacco di tempo fa sull'emulatore. 10 anni fa. Uff, qua ho paura di. Andiamo, andiamo. Via, via. Sì. Lui, ecco, Eric Lecard può attaccare in diagonale. Però non so se ci arrivava. Dici che ci arrivava. Vabbè, dopo ci proviamo. Beh, sì, c'ha un bel allungo. Invece l'altro personaggio, John Morris, può attaccare in diagonale solo mentre salta. Non si sa perché. E poi non so, però l'altro si può pigliare con la frusta. Ah, c'è il pavimento, sì. Ok. Ecco che qua diventa rosso come anche su Symphony of the Night, infatti ci sono i Blood Skeleton, altro grande classicone dei nemici di Castelva. Ecco, ti pareva? Ecco, no, no, ci incastriamo così alla fine. Ah, io ho sbagliato. Come al solito arrivo sempre con pochissima vita, poi vado sempre. Oh, questo sto trick qua ci ha fatto. Eh no, questo non lo sapevo. Dove ricominciamo? Vabbè, da qui va benissimo. Perché è da qua che è successo il disastro. Poi c'è sto retino che dovrebbe simulare tipo un'ombra, una trasparenza, non lo so. Aia. Perfetto, non so come ho fatto, ma ci fidiamo. Ecco, però ci ha ributtato. No, aspetta, ci ha ributtato nella mischia che ho con cura evitato. Allora, andiamo. Ah, mamma mia, era tosto, questo. Ah beh, potevi arrivarci direttamente così. Ok, lui. Tocca stare attenti un attimo. Ok. No, mi ero distratto, volevo dire, pensavo ci fosse un messaggio nuovo, invece. Era un nuovo spettatore. Salve. Madonna, che antipatici sti mostri.
Ah, oggi un sacco di gente c'è. Comunque è sempre al giovedì a quest'ora. Poi questo è l'ultimo episodio di questa retrospettiva. Perché a meno che uno non voglia vedersi anche Kid Dracula. Ah, bello sto effetto di luce che praticamente basta scurire i pixel in formazione così per dare l'idea di un'ombra. Ok, qua io ho paura dei candelabri. Oh, gli Axe Armor, è vero, è la prima volta che li vediamo oggi, in questo episodio. Anche loro grande classico di Castlevania, dei nemici di Castlevania. Quindi sì, le puntate le possono essere riviste in differita. Oh, Q2 non l'ho visto. In differita su YouTube. Oh niente, non ce l'ho fatta. Dove ho salvato? Ah, qua. Dopo un po' i lampadari neanche ci ho fatto più caso, tu pensa. Ok. Oh! Danni ambientali, incredibile, non mi ricordavo sta qua. No, boccetta no, io sono un grande fan della. Oh, ecco appunto. Ho sbagliato. Sono grande fan della boccetta, ma non in questo capitolo. Però si difende bene, perché negli altri capitoli è troppo forte. Stanna. Ah, quasi devo stare attento al lampadario. Dai, torno col boomerang classico. Oh, no. Aspetta, qua un attimino, devo stare calmino. Oh, sto pezzo non è banale. Adesso un attimo perché sono un po' distratto perché guardavo la chat. Ok, adesso facciamo per bene. Tanto l'Axe Armor attacca solo. Posso anche dare d'ignoranza, quindi. Ta 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 ta. Ah, beh, se tengo premuto si apre. Se invece colpisco veloce, no. Ma quindi cambia il DAS, questa cosa non l'avevo mai notata. Quindi se io tengo premuto fa un colpo più forte. Invece se punzecchio veloce. Dopo 10 anni, mille anni che ci gioco a Bloodline. Orco 2, vedi, sbaglio sempre. Non l'avevo visto. Famo un quick save, anche se con 4 di vita non so dove andiamo. Tu Babus con chi lo stai giocando? Con tutti e due i personaggi o hai fatto solo con uno dei due? Adesso leggo, l'ho giocato tante volte e non dico di saperlo a memoria, ma lo conosco bene. Ci sta, bello. Avevo salvato qui tanto, vero? Davanti a lui. Ok,
Io quasi a memoria cos'è che so, proprio un gioco che stavo rigiocando sti giorni, che poi ho anche fatto un video sul format, sì, sul format October SNES, che è appunto un gioco per SNES, Wild Guns, potrei, non dico a memoria, però molto bello. Di Castlevania non ce n'è uno che mi dico, forse è Symphony of the Night, perché l'ho finito, non riesco più a fare sto pezzo. Che l'ho rigiocato da piccolo, l'ho rigiocato adesso online in streaming. Ma cavolo, adesso non c'è più il tempo di tornare indietro. Quindi Symphony of the Night forse è quello che conosco meglio. Dai, sbrigati. Ok. Tra segreti e cose varie. Madonna, questo mi potrebbe inseguire per tutto lo scenario. Ma che tu sappia, ci sono... Sì, io uso John Morris, che non l'ho mai usato proprio perché non è che mi faceva impazzire. Che lui può con la frusta, con la Vampire Killer, appunto, può andare in posti diversi oppure può prendere solo dei piccoli bonus. Sì, cioè forse ha accesso ad aree solo esclusive, credo, no? Cioè solo per lui. Ah. Sei obbligato a prendere addirittura obbligato, non sapevo. Tipo ora. Tipo perché io dove posso andare? Cioè lui. Ah. Ah beh, adesso devo salire. Qua devi saltare in alto, con Morris devi andare avanti. Ah beh. Ma se io vado avanti... Aspetta che non ci sto capendo niente questi laser. Allora, perché comunque è difficile streamare e parlare. Ah, ok. Ah, tanto si sconfiggono qui. Ah, però posso comunque andare avanti. Ah, è vero che lui c'ha la frusta... Questo l'ho visto e può andare qua, mentre io non posso. Questo l'avevo visto. Però se uno... Adesso voglio fare una prova. Se io vado qua come Morris, posso... Ah, ti fa tornare indietro perché capisce che se no non è possibile, giustamente. Io invece posso fare il super jump. Aia, porca miseria. Antipati. Dai, ma l'ho colpito prima che succedesse il fattaccio, ok. Dai! Porca miseria, Bifidus all'inverno. Ok. Quindi se io faccio qui... No, non gli è piaciuto. Però qua si apre di base, non so... No, sto guardando il trick della lancia. Grande spreco. Fammelo colpire questo almeno, sì. Perfetto. E poi dopo dove si ricongiunge il livello? Thank you.
No, i Flea Man con le arpie è la mia combinazione preferita dopo Medusa Head e Ingranaggi. No, non ci ho capito niente. Verso la boss fight. Ah, ok. Qual è il tuo nemico più antipatico? Cioè, i Flea Man con le arpie o le Medusa Head? Le Medusa Head sono un grande classico di fastidio. Però mi piacciono, eh. Ovviamente è un finto odio perché... Oppla. Guarda che bifidi. Fammi salvare un attimo che per calare la tensione. La Medusa Head a me non danno così fastidio, fine, trovo molto più odiosi gli uomini pulce. Esatto. Sì, perché alla fine le Medusa Head usano, fanno una sinusoide, si può dire, come movimento. Però certo, quando ti prendono in contropiede o sono accompagnate... Oh, dai, dai. Smart Bomb. Ma se io vado avanti... Ah, guarda, mi ha colpito per sbaglio lì. Guarda, riavvio solo per quello. Perché... Ma qui basta far così alla fine. In teoria non mi dovrebbero prendere nessuno, esatto. No, chi mi ha colpito? Ah, ma come? Hai visto appunto chi c'era? C'era l'amico tuo. Cioè, era fuori schermo, off screen così. Lo so, vabbè, tanto. Sto facendo anche quel quick save proprio appunto per portare l'esperienza completa, come ho fatto con molti giochi. Questo farlo legit, penso che comunque con le vite, le password si fa. Non è che non si faccia. Ah, voilà. Però per questo format preferisco così. Ma qua, basta far così, no? E ciaone. Ah no, lì si poteva andare in un posto. Qua va avanti? Sì. Ma cosa cambia? Perché potevo andare anche sotto, quindi ci sono dei pseudo... A parte che... No! Ecco, in sta torre... Allora, sì, uno dei più onesti Castelvania, difficile ma mai frustrante, è vero. In questa torre, dicevi... Aspetta, adesso lo leggo bene. Qua uso questo perché non c'ho voglia di sentire ragioni. Perché qua puoi andare. Aspetta, fammi vedere una cosa. In questa torre di scale Molis doveva scalarla, mentre te invece scendi. Però, tipo, tanto a scendere possono tutte e due. Cioè, tipo, qua non ci può andare Molis, per dire. Aspetta, fammelo senza salvare perché non si sa mai. Sì, deve andare Molis ma scalandola, ok. Ah, che non... Ah, va là che fanno a palo... Oh! Fanno a palombella, se no ero già morto, non sapevo cosa fare. Però in altri punti non mi sono accorto dei bivi. Mi sa che può essere che questo è uno dei pochi. O forse ce ne so. No,
No, lo stavo provando sta cosa dell'animazione che prima si è aperta. Se tenevo premuto. Si aprivano le lame. Invece se facevo il tocchetto veloce faceva un colpo. No, non mi puoi fare questo. No, ho sbagliato. Oh. Ah, ma posso anche tenerlo a bada così. Il robot che si massaggia il pappagallo. No, questo col Gatling? Ma mica me lo ricordavo. Ecco, Facciamo un quick save, ma già la vedo male. Allora, non ho bene capito. Avessi avuto con le boss fight più randomiche, nel senso con come pattern. Madonna, questo non ci sto capisco. Cioè, dici che anche se lo impari a memoria. Ma se io faccio così. No, delle spara su. Ma il boss sono queste. Cioè, infliggo danni. No. Allora non ho capito a chi sto colpendo. A chi devo colpire? Ah, a livello d'atmosfera ti dici questi, tipo due facce che si sp che sparano laser, cavalieri. Io non ho ancora capito cosa devo infliggere danno, cioè. Mi pare devi colpire la colonna per levare la vita. Ah, quando appare, infatti vi vedo, prima l'avevo colpita. Ah, quando appare. Ok, quindi per ora niente. No, quando me lo fa basso. Ah, è vero, la colonna. Mota da Godzilla, perché dopo c'è una mega falenona tipo Mota. Ah. Non ce la posso fare. Mamma mia. Ma la colonna, cavolo, ogni tanto appare, ogni tanto no. Ah, vedi, stavolta non ero preparato. Va là che già gli abbiamo tolto metà vita. Per favore. Ok. No, no, sì. Hai ragione, a volte conviene, però adesso non lo so cosa mi aspetta. Sì, avevo visto che bene o male non mi colpiva in quel punto e ci ho voluto provare. No, perché la chat non si legge, ma appunto mi è stato, cioè non si legge per chi altro segue. E che a volte giustamente conviene riprovare. Ecco, adesso c'è un altro boss sicuro. Poi capirai con un. Ah, ma questa chi era? Non era la contessa, ancora no.
Ho paura di quello che potrebbe fare. Ah, è vero, era... Ok, quello che mi dicevi tu, è vero. Infatti mi ricordo che c'era qualcosa di strano. No, cosa... Ah, oddio. La polverina. Non me so accorto. Infatti qua vediamo Mothra. Infatti c'è un bozzolo dietro, bellissimo lo spray. Cioè, il pixel nello sfondo. Sì, qui forse è una di quelle che devo ricominciare da capo. La posso colpire? Sì, posso. Ah, questo non me l'aspettavo, il... Era più difficile la colonna, può darsi. No, perché infatti ho visto che a parte quello scatto improvviso che mi ha colto un po' così, non basta tipo per la polverina, basta un attimino colpire su, poi ogni tanto colpisci anche lui. Però vedi, ho paura quando fa quello scatto e lo fate... Ah, ho capito, si mette al centro. E va verso la direzione, quindi devo avere già un po' di spazio di manovra, se no non... Comunque è bello come anche lo sfondo, dicevamo, racconta una storia, perché se c'è il bozzolo vuol dire che c'è qualcosa di strano. Fammi fare un save qui, anche se è un'infamata. In teoria sì, ho... Ok. Ma fa lo scattino. Ah, lo scattino lo fa full screen, tanto non gliene frega niente. Però non può andare oltre le piattaforme. Ah, non posso, vedi, se fossi stato John Morris forse avrei potuto... Ah, questo me l'ha fatto a tradimento però. Adesso lo fa... Ah, mi posso fare vero, posso rendermi vulnerabile. No, cosa fai? Cosa fai di nuovo? Questi... No, questo non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio. Qui c'è una terza fase, interessante. No, non l'ho visto. C'era una, ma ha colpito i piedi. Salviamo prima che va in terza fase. No, ancora non c'è in terza fase. Ah, ok.
Poi se io faccio questa mossa qui mi dovrebbe proteggere in qualche modo. Ah, rifà questo, grande classico. Ah, questa me l'ha fatta a tradimento, non l'ho visto. Comunque bello sto boss, cioè sto sprite è veramente bello, la mega falenona. Poi sono sempre grande fan dei falenoni, di questi boss insettoidi. Dai, però quanto gli mancava? Perché non sempre toglie un'attacca, eh. No, questo sono stato stolto io. No, cosa mi ha colpito? Pensavo di averle sconfitte tutte. Oh, lì comunque è top, perché posso fare direttamente. Questa che oltre alle farfalline fa anche un po' danno a lui. O a lei in questo caso. Ah, ce l'ho quasi. No, l'ultima mi frega sempre, però ho capito, cioè posso anche non spammare tutti quei dischi, perché cioè lui, per lui sì. No, volevo fare una prova, infatti non funziona, cioè che con la lancia perdo tempo e basta. La lancia solo per le farfalline che arrivano. No, ma l'ultima mi frega sempre, non ce la fa, non ce la posso fare. Allora, ancora lui qua non si è accorto che può uccidermi. Ok. Oh, ci vecchio o no? Mamma mia. Fa nettamente più danno rispetto alla lancia. Sì, infatti me lo immaginavo, lo dicevo all'inizio video, perché lui c'ha più a lungo, chiaramente. Però Morris mi sa che toglie molto di più. Cioè immagino che lui non esiste, che con una frustata non toglie almeno uno scacchetto al boss. Sì, perché ogni tanto ripeto i commenti, perché magari chi lo guarda in differita appunto dice. Babus dice la cosa più bella di Morris è che la sua frusta è nettamente più dannosa. Il castello di Proserpina in Inghilterra. Bellissima sta luna dietro. Questo me lo ricordavo, che gli scenari finali sono il top. Che dopo c'è quelle finestre.
E poi dopo qua ci sarà il tema, quello che dicevo io. Molto figo. No, cosa mi ha sparato? No, non riesco a capire. Perfetto. No, ho capito, questo me lo ricordo. L'avevo poi rivisto recentemente in una review. Oh no, ho preso la boccia. Aspetta, qua vado bene. Giusto. Ok. Mamma, ho capito. Qua mi lascio cadere, va bene. No, qua non ho capito dove devo andare, però. Ok. Ma se io... No, aspetta, fammi caricare che... Controlla la parte sotto. Ma c'era il burrone? Adesso ci guardo. Qua cado qui, perfetto. Però qua... Ah, ok. Era... Vabbè, comunque locale. No, non pensavo mi desse così tanto handicap questo sbarellamento. Alla fine è come questo. Comunque dicevo, sì, questo ultimo episodio della retrospettiva classica, perché alla fine, a meno che non ci vogliamo giocare anche Kid Dracula, che io non l'ho mai giocato, sinceramente. Va bene. Oppure, non so. More difficult. Ah, però per abbassarmi, cioè fa ride perché destra e sinistra va bene, però per abbassarmi devo fa su? Vabbè, perché sì, è logico. Per carità, allora, facciamolo per bene. No, ho sbagliato. Ho consumato una barca di ste cose. No, sono cieco. Aspetta, aspetta, ci sono, ci sono. Allora, Axe Armor lo facciamo così. Non c'ho voglia di fare chissà cosa. Andiamo giù. Ma dai, non c'era niente, o sì? Allora. Ma no. Ma non era giù?
bene, ce la facciamo, ci accontentiamo. Boccetta? Boh, mi sono pentito già. Sto rumore di tintinnio metallico. Chi è che c'è? Che è il primo boss. Tra... Aia. Poi c'è una scalinata. Oh, perfetto, siamo alla classica scalinata. Oh, voglio fare la prova del 9, se qua le scale erano migliorate. Siamo al quinto episodio, vediamo se io faccio dritto e basta. Ok, perfetto. Sono sempre quelle, devi premere su, altrimenti non va. Qua mi ricordo che partiva la soundtrack bella. Vabbè, anche questa è molto bella, però quella che dico io, dice. Mi ricordo ste finestre verso la fine del gioco. No, la muerte. Ma cazzo, c'è lo stesso sprite di Super Castlevania 4? Ah no, però qua devi fare un gioco di carte. Tipo la torre, che è la più sfigata. Cosa so, cosa fa? Ah. Giustamente la torre è la torre di Pisa. Dai, l'ho saltato, non fare il bastardo. Ma volevo dire una cosa. Un boss rush fondamentalmente hanno meno vita. Ah, ma tutti erano obbligatori. Vabbè, allora pensavo, perché mi ricordo che c'era un bonus. Sì, comunque si vede che hanno meno vita. Va bene, quindi ce l'accogliamo. Questo sarà difficile farlo. Ah, le altre ti danno la carne, ok. Due, tre boss, gli altri ci danno la carne, come dice il buon Babus. Sì, mi ricordo che c'erano due boss, un po' come, sì, classica boss rush con i dadi, che c'è, che ne so, in vari giochi. Questo alla fine ho visto che se stavo qua... Poi c'è anche i colori diversi. Cioè la palette è totalmente diversa. Dovresti giusto stare attento a se arriva qualche madoccio. No, ma mi ha inflitto del danno questa mossa. Ah no, era il suo danno, ok. Vabbè, salviamo. Questo chi era? No, lui che mi spara. Perché c'era la sua figura, ho visto, boh, mi sparerà, infatti. Ma c'è anche l'uomo acqua. Perché il mago dell'acqua è scarso, tipo questo. No. Ah no, questa è la carne, ottimo. Ma non, infatti non so tutti, speriamo. C'è l'uomo, questo è l'ingranaggio, sicuro, facciamoci l'ingranaggio.
Sì, potevo sceglierne uno più semplice. Invece no, sono andato a pescare quello di Berlino. Adesso lui salta di là, infatti non ho... La macchinetta, il ciuf ciuf, via. Ah, però vedo ti colpiva in controcampo. Oh, questo non me lo ricordo. Oh, impazzito. Ok, questo sì. Perfetto. È rimasto sempre più veloce. Vabbè, l'angolo della torre non mi sfugge per forza. Se è lui, lui che mi spara ancora. Perfetto. Così li abbiamo fatti tutti. Ma con Morris ci sono gli altri boss. Poi perché sembrano che c'è la luce, ne ha due più. Chissà. No, stavolta me lo fa alto. Me lo fa alto. Solito trick che rimane invulnerabile come l'abbiamo sconfitto prima. Adesso basta, per favore, signora Morte. Poi, uno dei luogotenenti di Dracula. Ah, beh, no, giustamente, non è che si può andare a casa. Non si può andare a casa senza aver sconfitto lei. Ah, devo rifare questo, che paffo. Mi conviene arrivarci con un'ottima vita. Mi ha fatto sempre morire che qua Dracula sia più forte della morte. Ah sì, perché di solito la morte è sempre quella più ardua da sconfiggere. No, questo... Basterà questa vita per la morte, sì, dai. Solito no, sì, la morte. Poi c'ha sempre due forme, no? Non in tutti, però. Adesso appena è. Salvo. Perfetto. Qui cos'è che fa oltre ai soliti suoi falcetti? Ah, mi scordo sempre che io posso, ma c'ho un pochissima. Ah, fa quello. Ma cavolo, le stesse mosse di Super Castlevania 4 che l'abbiamo fatto la settimana scorsa.
Oh, non li vedo, i falcetti sono troppo fini, caspiterina. Ah, perché li lancia. Ah, questo si salta così. Quindi lui prima li evoca. Si univa con. In un capitolo del DLS. La morte si univa con Dracula nel boss fight più difficile. Qual è? Forse è proprio il seguito, tra virgolette, di questo che è Portrait of Ruin, dove c'è appunto il figlio di John Morris. Perché ce l'ho sto. Io per DS cos'è che non ho. Non ho giocato. Non so se mi sbaglio, perché io a me manca da giocare quello con Soma Cruz, quello coi capelli bianchi. Se no il resto l'ho fatti tutti, perché giustamente costano una barca. No, ho sbagliato. Però ce l'ho sto ricordo. Se è su quello lì, può essere. Ma io faccio solo questa, vedrai. No, non ce la faccio. Eh no. No, quando fa questa non posso sfruttare l'invulnerabilità. Questo però mi sa che era difficile farlo legit. Uno. Eh no, guarda, sono distrattissimo. No. I falcetti ho capito. Allora, io sto qui. Primo. No, niente, secondo. Ah, non ti fa rifare le carte. Vabbè. Però se finisco le vite, inizio stage, immagino. Io questo non riesco ancora a capire la logica. Allora, ok. 1, 2, ok, basta che mi muovo in effetti. Tipo, sto disco su porta. Sì. Aia, questi come. Ah. Monte, io stacco stasera. Ok, ciao Tommy, ci vediamo stasera per il nostro Mario Kart solito. No, percepisco che potrebbe essere una cavolata se sapessi le mosse da fare. Però non le so, perché vedi, questo è facile, poi adesso lui fa così, io posso fare questo. Cioè, le possibilità sono molteplici. Ecco, questo. Oh. Qualcosa ho inventato. Ecco, tipo queste, no. Ok, invece sì. Adesso mi fa questo, io faccio quello. Uno e due. No, qua mi sono distratto. Qua mi sono ridistratto. Però sì, infatti non è difficilissimo, effettivamente. Basta che cammini con questi qui, giustamente. Adesso questo fa quella roba lì. Uno e due. Questo si salta. Adesso fa quello basso. Però se lo prendo in controtempo non posso sfruttare la invulnerabilità.
fa quello tutti di fila, esatto, che non riesco ancora a capirlo. Uno e due. No, devo fare il salto, non questo. Vabbè. Ok, ok, ci sono, ci sono. Uno e due. Poi fa il suo scattino. Adesso fa quello, questo. Questo non lo so fa. Ah, basta far così. No, questo sono stato stolto io. Ah, perché comunque in streaming è sempre più tosta. Allora, uno, due. Adesso fa quello di fila. Ok, poi cosa fa? Uno, due solito. Questo. Questo ormai così. No, pensavo di riuscire a fare il numero, ma... No. No, qua sono stato stolto, sono rimasto lì. Ah. Ma toglie così, ma cavolo! Con la io ho tolto metà vita, sta due colpi così. Ok. Poi qua c'è un botto di boss. C'è la contessa. La contessa, mi ricordo, c'ha sto sprite rosso, ma non so sicuro. Poi Dracula di sta versione non me lo ricordo, sinceramente. Sono messo veramente malissimo. Dai, questo c'è la contessa, ok. Facciamo un salvino, ma con due di vita dove voglio andare? Ah, questo, invece questo è facile, mi ricordo. Allora, questa è una sinusoide. E poi ogni tanto dà la codata, ok. Questo me lo ricordo, però comunque bisogna saperlo. La doppia sinusoide dove si schiva, forse qua. La seconda? Fa qualcos'altro? No. La seconda fase è la più noiosa di sempre. No, ero troppo vicino. Ma prima non ha fatto il l'artigliata così.
Questa che adesso la vediamo. Infatti questa mi ricordo era facilissimo. Fa solo tre cose super evitabilissime. Allora. Sono già le 6:30. Dai, dai, dai. Non me la ricordo. Vediamo cosa bisogna fare. Non ho capito, adesso vediamo. Devi colpirla semplicemente. Appena scende. Però questi mi fanno male, giustamente. Ah no, non mi fanno male quei cosi dietro, non ho capito. Quelli... Aspetta, mi fanno male... Mi fanno male le gambe. Faccio un quick save più vicino. Tipo qua. Non ho capito, cioè, perché quei cosi non mi fanno male allora, quelli dietro. Ah, ho capito, sì. No, cosa è successo? Lei fa uno... Oh, però non è possibile che non gli è calata neanche un po' la vita. Ah no, adesso 3 gli ha fatto. Devi essere veloce. Ah, perché non lo dava come... Non me l'ha dato valido, dici? Infatti a lei gli ha tolto 4. Ma dai. Vabbè, facciamo che salviamo a ogni fase, perché sennò qua... Ma non gli ha tolto nulla. No, poi con... Prima gli ha tolto 4 e poi niente, non capisco. Ah, però ho capito. Perché sarebbero le 4 sfere che vanno... Che se non fa in tempo, giustamente, non... Ah, ma ero abbassato, dai. Allora. Ok, fa 4 danni e poi... Ah, però no, non sempre ti evoca i... Ah, perché li ho sconfitti prima del previsto. Ho capito. Cioè, praticamente se riesci a sconfiggere i suoi elementi, vengo premiato. Anzi, con Eric Lecard a sto punto posso stare anche più distante, così. Infatti è noioso e... nel senso perché non succede niente se sai già cosa devi fare. E devi solo essere veloce. Però ti devi abbassare perché fai in tempo comunque a sparare.
Last One. Poi spero ci sia un po' di ricarica prima di Dracula. Un polletto. Ah sì, addirittura si ripete da capo. Perché l'elemento acqua è quello dell'inizio. Ah no, c'aveva ancora un danno rimasto, tu pensa. Ah, proprio le più noiose dei videogiochi. Cioè, non solo dei Castlevania, dici. E se ne va. Ah, questo invece è il tema dei Belmont. Dai, dammi qualche cosetta in più. Qua ti consiglio di morire, ma di solito quando mi capita parti con tutta la vita, esatto. Infatti di solito al boss finale è così. A sua Dracula capita che uso l'unica vita. Appunto. E dove mi fa ripartire dalla solita scalinata, no? Però dici che non mi servono tutti quegli oggetti? Vabbè, ti dà un po' di gemmine. La boccia che potrebbe essere utile. Però è meglio avere tutta la vita che fa voglia farlo no death qui. No damage. Poi qua c'ho la lancia scarsa, devo dire. Però adesso faceva il fuoco strano, vero? Oh. Ah, pensavo infliggesse di più. È bello che ho azzeccato la prima volta il tempismo giusto. Non è che lo sapevo, ci gioco da 10 anni, però immaginavo, avendo fatto tutta questa retrospettiva, ecco appunto, di Castlevania. Phase 2? Vediamo cosa diventa stavolta. Mi fa male? No. Ma come? Eh sì, quale so io? E dai che t'ho colpito. Mi conviene salvare, chissà. Terza fase è tremenda. No, vabbè, non salvo perché si può fare meglio questa seconda fase. Solito diavolo. Thank you.
Quando fa sto salto bifido, solo quella è la difficoltà, se no il resto abbiamo fatto tutto bene, diciamo. Questa fase è abbastanza easy. Post. Carino sto sprite, però dai, potrei farlo più accattivante. Sembra uno che ride, tipo. Non so. No, se fa così non lo uccido mai. Bisogna usare la lancia. Che poi mi scordo sempre che posso diventare vulnerabile, sennò stora. Ma come si è strecciato lo sprite, madonna. Non è che mi fa impazzire esteticamente, non me la ricordavo. Io mi ricordavo più la baronessa che lui. No, questi mi... Ai 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 ai. Ah, fammi salvare un attimo. Adesso speriamo faccia qualcosa di più strano. Allora. Guarda quanto... No, dai, sono morto per sta cazzata. Vabbè. Bello. Praticamente è in loop. GG, thanks. Thanks, ho usato i quick save, però comunque abbiamo capito anche come farlo. Qualche trick in più, perfetto. Final stage. Eccolo Eric, bellissimo. Mi dispiace che appaiono i trofei, che questo in questa collection non l'avevo mai fatto. Ma qua già in questo cielo c'è un po' di sfumatura. Ha compiuto il suo destino. Come essendo appunto un Vampire Hunter, un cacciatore di vampiri. Qua fa lo staff, come al solito, mi sa che faceva vedere i finti attori, no? Quello era sull'uno. Però li fa vedere i boss. Ah, Armor Battle, voglio dire i nomi dei boss, va? Sono curioso. Questo si chiama Tower Golem, dai, ce lo vedo. No, golem e basta.
Questo boh, Gargoyle, non so. Tower, Demon Tower, non so. Ah no, Gargoyle, cioè, sono molto semplici. Ah, questo boh, non lo so. Gear Man stavo per dire, invece no, Gear Steam. No, Man è impossibile. Mot Woman, no, che una cazzata. Si chiama... Ah, proprio Princess of Moss. Perché Mossa? Perché... La Muerte... Il secondo in comando di Dracula, praticamente. Sì, è lo stesso sprite di Super Castlevania 4 con una palette diversa, ovviamente, per essere riadattata al coso. A lei alla fine cosa si è trasformata? In un riciclo di Medusa, praticamente, ma neanche, perché la codata così chi è che la faceva? Ah, proprio Medusa. Ah, quindi lei, la contessa, era Medusa alla fine, cioè nel senso si trasformava letteralmente in Medusa. Poi Dracula con questa pelle viola. Che poi Medusa aveva senso se si trasformasse. Dopo in Medusa e non prima. Tra gli expert mode. Perché in expert mode ti fa vedere un finale diverso? Chi lo sa? Ah, comunque ho capito cosa vuoi dire di Medusa. E qua rivediamo l'intro. Ah, c'è una linea di dialogo in più in expert mode. Ma io già lo potevo selezionare. Non lo so perché ho visto easy normal. No, può essere che c'era già. C'era già selezionabile. Sì, infatti un punto faceva dire che Medusa è prima, invece deve essere la final form. Vabbè. E questo era Castlevania, da noi The New Generation, poi l'ho sempre chiamato Bloodlines, perché comunque anche in questa collection abbiamo la versione nordamericana. E in questa schermata io vi saluto e ci vediamo alla prossima. E questo, aspetta, fammi fare una pausa così. Ciao Babus, grazie per essere stato con me oggi, e grazie appunto per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. Questa è, in teoria è l'ultimo episodio della retrospettiva classica, a meno che non volete vedere quelli per Game Boy e Kid Dracula, in caso scrivetemelo. Gli episodi sono recuperabili tutti su YouTube, adesso lo vado a caricare subito, poi vado a fare merenda che ho fame, e ci vediamo al prossimo format, forse Play 1, adesso sto studiando bene, ma vediamo cosa ci aspetta. E boh, dai, ci vediamo alla prossima. Grazie mille. Ciao ciao.